Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Se non mi conosci ancora, io sono Filippo e questo è Filippo Sveccheri. Oggi voglio trattare un argomento che mi chiedete spessissimo, ovvero come realizzare le rose in pasta di zucchero. Ci ho pensato bene però. Infatti, molto spesso mi dite che è la prima volta che vi approcciate alla pasta di zucchero e a fare le rose. Quindi ho deciso di farvi vedere tre metodi su come realizzarle. Sono facilissimi e infallibili. Partiamo subito dal primo. Per il primo metodo avrete bisogno della carta da forno e di una forbice. Proprio sulla carta da forno dovrete ricavare una sagoma come questa, una specie di ovale, vedete? Non è importante una grandezza specifica o una lunghezza, potete farlo come preferite. L'importante è che poi da questo ricavate tre strisce, come queste, della stessa lunghezza e della stessa larghezza e che non le stacchiate dalla base principale. Ma partiamo subito a vedere come si fa. Molto bene, siamo giunti al secondo metodo, adesso si sale un po' di difficoltà. Per realizzarlo avrete bisogno di questo cutter qui, spero che si veda bene. Vi lascio in descrizione dove potete acquistarlo. Vi faccio vedere come usarlo. Molto bene ragazzi, siamo giunti all'ultimo metodo, il terzo, quello più difficile dei tre. Per realizzarlo avrete bisogno di un copapasta rotondo. La grandezza è indifferente, se lo sceglierete più piccolo la rosa verrà più piccola o più grande ovviamente la rosa sarà più grande. Vediamo subito come fare.
Molto bene ragazzi, spero che questi metodi vi siano piaciuti e che almeno uno proviate a realizzarlo. Ci tenevo a dire una cosa però, i fiori non andrebbero realizzati in pasta di zucchero ma con la Gyun Paste, che è una pasta apposta per realizzare i fiori. In questo modo verranno molto più scenografici ed effetto. La seconda cosa che volevo dirvi è di non demordere e continuare a provare se al primo tentativo non vi vengono. Non vi preoccupate, ci sono passato io e ci sono passati tutti. Continuate a provare, non perdete la pazienza e sono sicuro che ci riuscirete e che anzi, verranno ancora più belli dei miei. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel mi piace e un commento qui sotto e per non perdervi tutti i prossimi video iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Grazie mille ragazzi, un grande abbraccio e a presto, ciao ciao!